Questo è l'inizio di un percorso nuovo per il porto e credo, auspico, sarà un percorso lungo e pieno di soddisfazioni e di ricadute benefiche sulla nostra città. Innanzitutto abbiamo perseguito l'obiettivo di salvare 29 posti di lavoro dei dipendenti della Porto di Imperia. È ovvio, in questo momento parliamo di un contratto di affitto che ha una scadenza, però in questi mesi cercheremo di fare il possibile per arrivare all'acquisizione completa di tutti quanti gli asset della Porto di Imperia e di conseguenza riconsegnare il porto ai legittimi proprietari, e cioè ai cittadini di Cosa vorrebbe il sindaco di Imperia da questa cosa qua? Cioè c'è una cosa dove si naviga a vista oppure c'è già qualcosa di pretensioso? Imperia. No, noi adesso stiamo, navigheremo a vista per alcuni mesi, anche perché quando ci sarà l'asta definitiva probabilmente ci sarà qualche soggetto privato magari interessato a subentrare nel porto, però come ho già dichiarato in consiglio comunale, l'amministrazione non rilascerà concessioni demaniali marittime a privati e quindi di conseguenza credo e spero e auspico che si giunga alla conclusione sperata, e cioè che il porto ritorni di proprietà dei cittadini imperiesi.